all'avvocato Sacchi, che io vedo come il presidente della riscossa. Ci siamo. Illustri ospiti, autorità, gentili e belle signore, cari signori, delegati tutti, grazie, grazie del vostro entusiasmo, grazie per l'energia che si sente pulsare in questa sala. Una vecchia canzone negli anni Ottanta aveva un passaggio tutto intorno al capezzale di un malato molto grave, anzi già, qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Avete letto tutti Pinocchio? Questo malato è l'Italia. Dotti, medici e sapienti si affannano, ciascuno con la sua ricetta. Quanti soloni, quanti taumaturghi. E in questo marasma globale, qualunque amministratore di un condominio più o meno grande ritiene di poter amministrare la cosa pubblica, perché dà prova, presentando dei bilanci chiari e precisi, come se fosse la stessa cosa. E allora ciascun tecnico si ritiene potenzialmente investito a risolvere il problema, fino ad arrivare alla nomina di commissari per la gestione della cosa pubblica, che Dio non voglia diventino commissari liquidatori. Una politica che offre uno spettacolo di rassegnazione. La rassegnazione allo spostamento di qualunque forma di decisione al di fuori della sede deputate e la delega, oramai quasi permanente, ad organi che non sono titolari del potere decisionale. Una politica applicataria, una politica quasi vinta, effetto forse anche di, come conseguenza dello spettacolo desolante di figure politiche di secondo, di terzo e di quarto piano che offrono un'immagine squallida e quindi disaffezione e quindi disinteresse dei cittadini dalla politica. L'articolo 1 della Costituzione, ogni tanto è bello ricordarlo, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo, la sovranità appartiene al popolo, una sovranità che però è compressa. Dove è finita, dove si dirige la sovranità? Con una sempre maggiore incombere di istituzioni sovranazionali che comprimono la sovranità. Con una banca centrale europea che si comporta come una holding nei confronti delle consociate. Un'Europa oramai Leviatano, dove le decisioni non sono prese da chi è espressione della sovranità, ma sono prese dai tecnici. Torniamo alla politica. Ritorniamo alla politica. Ritorniamo a parlare di politica. Facciamo sentire la voce della politica. Noi vogliamo un'Europa degli uguali. Non esiste una patria europea. Non esiste una patria europea, non esiste una nazione Europa. Può esistere un'Europa delle nazioni, un'Europa delle patrie. Noi vogliamo un'Europa degli uguali. Vogliamo meno ingerenze dell'Europa, della nazione Italia. Vogliamo più sovranità,
a meno che non si cambia la Costituzione. Vogliamo una politica estera meno formale a volte, se necessario meno educata. Vogliamo che la politica estera si occupi di questi problemi, ma non chiedendo cortesia in merito. Noi diciamo no all'odio razziale, però vogliamo una seria regolamentazione dei flussi migratori, che non siano un semplice sistema per battere cassa. Vogliamo un assoluto trattamento di reciprocità, visto che stiamo diventando un paese molto ospitale verso il bacino del Mediterraneo. Vogliamo assolute condizioni di reciprocità per i nostri cittadini che vanno in quei paesi del bacino del Mediterraneo. Se noi costruiamo le moschee agli ospiti musulmani, sia consentito ai cristiani di pregare il loro Dio. Noi vogliamo un bilancio e una contabilità di Stato precisi e ordinati. E io personalmente sono stanco di sentire la Vox Clamantis in deserto della Corte dei Conti, che è una barzelletta. Ogni anno la Corte dei Conti si raccomanda: state più attenti, come una mamma con dei minorenni o dei minorati. Noi vogliamo un fisco meno ingordo, vogliamo una pressione fiscale giusta, vogliamo incentivi alle imprese, perché incentivi alle imprese, e questo lo sa anche un neo diplomato ragioniere, significa più profitto, più reddito, più gettito fiscale. Noi vogliamo tutela del lavoro e delle pensioni, ma non solo le pensioni di oggi, ma forse soprattutto delle pensioni di domani. La generazione dopo la mia la pensione non l'avrà. Dobbiamo combattere il clima di sfiducia e debellare la rassegnazione che si legge sul volto dei giovani anche quando sfilano in corteo gridando slogan di cui forse non capiscono neanche il significato. Noi vogliamo una magistratura indipendente sul serio. Magistratura lontana dalla politica, che non è degno di un paese dalle tradizioni giuridiche come il nostro, che si indossi una toga per accedere ai luoghi delle decisioni e trasformare la propria carriera in quella di parlamentare. Noi, che cos'è sto fischio? Poi magari dopo vi racconto un episodio simile a Napoli con De Gasperi 60 anni fa. Lo fecero bestemmiare. Lo cita anche Enrico Petacco nella Storia d'Italia, io l'ho sentito dai protagonisti. Mentre risolvono il problema, magari ve lo racconto. De Gasperi parla a Napoli, piazza del Plebiscito, gremita. Migliaia, decine di migliaia di persone, striscioni inneggianti alla Democrazia Cristiana. Solo di questi striscioni avevano attaccato una banda di alluminio che, urtandola sotto i fili dell'alta tensione, ogni volta il presidente De Gasperi diceva qualcosa, Bernacchi, sì, che gli disse, De Gasperi bestemmiò nel microfono. Mi sentite lo stesso? Sì. Noi vogliamo una selezione. Il tecnico. Ah, non c'è bisogno. Mi sento. Noi vogliamo una vera e sincera selezione nelle professioni.
che non diventino il punto d'arrivo di qualunque minimo benestante che non riesce a entrare nel mercato del lavoro. Oggi un camiciaio guadagna più di un dottore di ricerca. Noi vogliamo grande attenzione per la scuola primaria e il luogo dove si formano le coscienze. Non voglio più incontrare una maestra di quinta elementare che non ha mai sentito parlare della leggenda del Piave. Che non succeda mai più. Noi prepariamo i cittadini di domani senza gli strumenti di formazione. Strategicamente. Noi vogliamo la responsabilità degli insegnanti. Basta con i corsi di formazione a pagamento. Vogliamo le verifiche. Se tu sei in condizione o no di insegnare ancora. Noi desideriamo una vera e responsabile gestione del territorio. Torniamo al particolare, allontaniamoci dal globale. Abbiamo presente le esigenze del campanile, della piccola caserma dei carabinieri. Torniamo alle parrocchie, agli oratori, alle case, ai condomini. Ripristiniamo la centralità della famiglia. E per non ingenerare nessuna forma di equivoco su quello che io sto per dire e che non sia strumentalizzato, nell'assoluto rispetto delle scelte che ciascun individuo di qualunque sesso in età adulta può liberamente fare, noi immaginiamo una famiglia in cui c'è un padre maschio e una madre femmina. Guai a quell'Italia che apre delle prospettive diverse sulla composizione familiare, perché quelle prospettive possono portare a strade impercorribili. Oltretutto il nostro sistema normativo offre infinite possibilità contrattuali a persone adulte di qualunque sesso che vogliano dare un assetto patrimoniale al loro rapporto di amicizia, anche dal punto di vista successorio. Noi vogliamo un'informazione imparziale. Vogliamo un'informazione imparziale, attenta. Vogliamo anche una televisione meno becera, perché anche la televisione forma le coscienze. Vogliamo vedere garbo, sono stufo di vedere imbecilli sui tronetti. O trasmissioni dove si veicola un messaggio e un riferimento a modelli estetici che non esistono, è una realtà virtuale e i ragazzi ci cascano. Ancora 15 anni fa domandare a una ragazzina di 15 anni che voleva trasgredire di una famiglia borghese cosa vuoi fare da grande, le sarebbe sembrato il massimo della tradizione e voglio fare la hostess. Oggi non vi posso dire una ragazzina di 15 anni cosa immagina di fare a 18, con i riferimenti estetici sbagliati. Il senso etico si è perso 60 anni fa. Perché la radio ha bisogno del microfono. Torno a parlare con Alberto Rubio. Il senso estetico è morto. Il senso etico è morto 60 anni fa. L'etica, chiuso, fine. Adesso siamo in precipizio estetico. Eravamo abituati all'ingiusto e allo sbagliato. Adesso navighiamo sguazzando nel brutto. Non vogliamo più vedere risse televisive. Ci annoiano, ci stancano. Io vorrei vedere persone che garbatamente
mi perdoni, se sono orientato in maniera difforme dalla sua. Questi sono i toni che vorremmo sentire. Noi, carissimi amici, e con questo ci avviamo alla conclusione, vogliamo dalla politica una presenza, ma un esempio. Dateci un esempio. Dateci un esempio da seguire, dateci un esempio di moderazione, un esempio di misura, un esempio di garbo. Perché nel momento in cui la barca dello Stato italiano naviga nelle procelle e conseguentemente tutti dobbiamo fare delle rinunce e dei sacrifici, perché i sacrifici si chiedono solo verso il basso? Perché occorrendo denaro si aumenta la benzina oggi, occorrendo denaro si aumenta l'IVA oggi, occorrendo denaro si introduce l'IMU oggi. Poi parleremo delle comunità montane inutili, parleremo dell'abolizione degli enti carrozzone che bruciano milioni e milioni e milioni e milioni e milioni di euro. Perché? Perché il re di Spagna ha rinunciato al 7% del suo appannaggio. Per sentire sulla sua pelle, nessuno gliel'ha domandato, per sentire sulla sua pelle insieme agli spagnoli e dividere con i cittadini spagnoli i costi della crisi. Perché il re di Spagna l'ha fatto e qualcun altro no? Fine a cuore. I sacrifici bisogna condividerli, altrimenti non ha senso. Ci avviamo alle conclusioni, amici dell'UMI, illustri ospiti, gentili e belle signore. Noi veniamo da tanto lontano. Siamo il più antico movimento politico esistente, credo, in Italia oggi. Quanti ne abbiamo visti perire? Siamo passati, esistevamo già in monarchia, siamo sopravvissuti alla Prima Repubblica, addirittura dispieghiamo le vele della Terza Repubblica. Se guardate queste due bandiere, è una mia scelta, che fossero affiancate, la bandiera con lo stemma di Casa Savoia e quella bandiera per me mutilata. Sembrerebbe che la bandiera sul lato sinistro sia accartocciata e quella destra pronta a sventolare. Quasi un'allegoria di una repubblica che non mi sento di dirvi che va verso la fine, sta finendo. E implode come una supernova. Noi veniamo da lontano, siamo qui per rinnovare le strutture dell'Unione Monarchica Italiana e adeguarle al terzo millennio. Un'Unione Monarchica Italiana che non ha bisogno di organi mastodontici, ma ha bisogno di una struttura agile nell'era di internet. Penso che il sistema della democrazia diretta e informatica sia il destino dell'Occidente. E oggi pomeriggio sarò molto attento alle vostre proposte circa l'organizzazione di questa associazione. Tutti i leader monarchici e devo dire gli uomini di Stato fino a qualche lustro fa concludevano i loro interventi con un'espressione molto bella, molto aulica, molto antica, alata, facendo riferimento al bene inseparabile. Quel bene inseparabile che nell'accezione comune divenne quasi un'espressione di prammatica, cominciò addirittura a perdere, per l'uso eccessivo che se n'è fatto, il suo vero significato. Parlare del bene inseparabile del re e della patria significa rappresentare il re come corpo mistico della patria,
e la patria come corpo mistico del re, bene indissolubile, due facce della stessa medaglia. Allora io, prima di salutarvi e di augurare a tutti voi buone riflessioni, non solo sulle cose che io ho detto, ma sulle cose da dire e da fare, il congresso è un punto di partenza, non è un traguardo. La nostra attività incomincia domani. Noi, sono convinto che vedremo fra non molto tempo la realizzazione di questo progetto che viene da tanto lontano, e potremo così serenamente riaffermare quello che era per tutti qualche anno fa, quello che per noi è adesso e per tutti di nuovo sarà: il bene inseparabile del re e della patria. Viva l'Italia!